Buongiorno ragazzi, Ari, eccomi. Oggi faccio un video tag, il video What's in my bag. Se non mi mangi i capelli è meglio. Insomma, oggi un video non proprio a tema espatrio, un argomento un po' più frivolo, diciamo, perché ogni tanto, insomma, si deve parlare di cose un po' più frivole, se no che palle, cioè voglio dire. Cos'è un video tag per chi non lo sapesse? È un video in cui appunto si viene taggati da qualcun altro, c'è una specifica tipologia di video e i vari YouTuber si taggano gli uni con gli altri. Nel mio caso specifico non mi ha taggato un ca di nessuno perché, vabbè, data la mia fama su YouTube. Allora cosa ho fatto? Mi sono autotaggata, ragazzi! Non si parlerà di Rossetti Chanel o Profumo Dolce Gabbana. Magari si parlerà anzi di profumo di cacchina di bambino. Insomma, ho deciso di fare questo video di autotaggarvi in questo What's in my bag. Sono mamma di una bambina di 1 anno e mezzo, quindi cosa si troverà nella borsa di una mamma di un bambino di 5 anni? Lo scopriremo fra qualche anno. Partiamo col video. Allora, innanzitutto parto mostrandovi la mia fantasmagorica borsa. La mia fantasmagorica borsa, vi lascio il link nell'info box. No, scherzo, non credo farò ciò. È una sfigatissima borsa di CNA da 19,99 euro, mi pare. E appunto c'ha la tracolla. A tracolla, perché appunto cercavo disperatamente una borsa con la tracolla, perché quando sei mamma, figurati, non c'hai mai braccia abbastanza se ti devi pure portare presso la borsa così, ciaone proprio. Allora, a tracolla mi ha salvato la vita, diciamo. Addentriamoci subito nel contenuto. Innanzitutto un libricino molto utile che vi è stato regalato per scrivere tutti gli appunti, cavolate, pensieri, cose che vi girano per il cervello, diciamo. È molto utile nel caso in cui uno abbia una mente un po' come la sottoscritta e se magari mi viene un pensiero che può essere un'idea, boh, può essere magari un'idea grandiosa. Forse, ma se non la butto giù in quel momento, poi ciao, non mi verrà mai più in mente di nuovo, perché figurati qua, tra tutto l'ambaradan di questa vita incasinata, addio proprio. Quindi, life is a journey, not a destination. Ok? You got it? Passiamo oltre. Beh, vabbè, il telefono, perché regà, il telefono è fondamentale, cioè, è fondamentale. Mezzo crashato, tutto spaccato, Samsung S4 del 2013, tipo. Ma resiste stoicamente. Un paio di cuffie, vedete? Vedete? Della fantasmagorica marca Grounding, non lo so, whatever, per ascoltare la musica, 6 euro da Zeeman, fanno veramente il loro porco lavoro, fanno il loro porco lavoro veramente dignitosamente. Poi un pacchetto di fazzoletti, molto importante. Molletta per i capelli scrausa, che all'occorrenza, insomma, ci si è capiti, no? Chiavi di casa, chiavi di whatever, bicicletta, casa, cazzi e mazzi, chiavi di whatever. Assorbenti interni, perché non sia mai che, cioè, il mestruo ti coglie impreparata, allora ti ficchi uno di questi. Allora. Insomma,
poi un assorbente esterno, non sia mai che l'assorbente interno non basti, che i due assorbenti interni non bastino, ci abbiamo anche uno esterno, perché insomma non si sa mai, no? Nella vita bisogna essere sempre, bisogna sempre pensarle prima nella vita. Poi boia, un altro assorbente interno, basta. Poi un portafoglio vuoto chiaramente. Però il portafoglio veramente devo dire è figo, me lo sono comprato su Zalando, 11 euro, se volete vi lascio il link nell'info box, ma non credo che a qualcuno gliene freghi comunque. E è un portafoglio veramente figo, cioè mi piace un sacco, può contenere tutte le mie svariate carte. Non sono carte di credito, ok, o bancomat, no, carte di negozi vari, vabbè. Che poi anche lì, ma che servono? Perché tanto non mi danno sconti, cioè voglio dire, io voglio gli sconti, voglio le promozioni, voglio le cose gratis, cioè non mi serve che ho la carta del portafoglio, ma quando vado a pagare te la do e il prezzo resta quello, cioè che cazzo servono queste carte? Io voglio gli sconti. Dicevo, portafoglio figo, però mi sono accorta l'altro giorno quando mi è arrivata a casa che non ha un posto per mettere le foto, quindi io tipo nel portafoglio di prima avevo la foto di mia figlia e ora non ho più spazio nel portafoglio per tenere la sua foto. L'ho tipo ficcata in qualche tasca, però ecco, se volete un portafoglio dove mettere dentro le fotografie, non comprate, ok? Poi delle penne. Sto a far cadere qualsiasi cosa, ragazzi. Poi un cellulare per bambini, perché qua bisogna sempre essere sul pezzo, ragazzi. Cazzo, occhiali da sole, veramente devo dire ottimo acquisto. Occhiali da sole, dicevamo, occhiali da sole. Fazzoletti, usati, fazzoletti non si sa, boh, con capperi di bimba dentro o sì, e simila. Biglietto di I don't know what. Un calzino, ragazzi, perché non è una vera borsa di mamma se non c'è dentro un calzino almeno, ok? Calzino e calzina è fondamentale. Una carta di, penso, un... Guarda, io ho proprio il gene della videomaker, veramente. Penso del cioccolato che mi sono magnata e poi boh, ho ficcato la carta in borsa, perché queste robe qua non le facevo una volta, ma le criticavo a mia mamma, ma ora che sono madre io faccio lo stesso, mi ficco le carte in borsa. Un cucchiaino di plastica, perché bisogna sempre avere un cucchiaino di plastica con voi, ricordatelo quando siete madri di un toddler. Perché è sempre l'ora, il momento di mangiare qualcosa e se non avete il cucchiaio, so cazzi. Cucchiaio sporco, chiaramente, però. All'occorrenza te pigli in fazzoletto, via come nuovo, no? Oddio, la mia borsa ha delle macchie, ragazzi. Ha una macchia, no? Che cazzo, la mia borsa ha una macchia. E poi, vabbè, c'ho delle tasche in cui se trova un altro fazzoletto usato, una chiave della batteria, perché insomma mettere nei miei numerosi concerti e non avere la chiave della batteria, cioè sarei veramente fottuta. Una pillola, perché ragazzi veramente la vita è già abbastanza complicata, la pillola diventerà la vostra migliore alleata. Elastico per capelli, molto utile. Vabbè, una chiavetta del lucchetto della bicicletta. Che altro ci sta in questa borsa? Ah, qui ci stanno i documenti. Vabbè, la mia batteria esterna che del telefono, che è durata circa un mese. Dopodiché qualcuna alta meno di un metro e con il pannolino me l'ha distrutta praticamente. Cioè proprio me l'ha tirato ovunque, ora è morta, raga, non... Sono senza batteria esterna.
evidenziatore, perché non sia mai che vi trovate in una situazione in cui dovete sottolineare quello che è più importante. Nel caso io mi trovi a dover selezionare delle informazioni importanti, sono fornita di evidenziatore. Burro cacao colorato dall'evidenziatore. Aspetta, in che tasca ero? E poi vabbè, no, cazzo, la carta d'identità! La carta d'identità pure colorata dall'evidenziatore, ragazzi, non l'ho vista ora sta cosa, vi giuro. Dai, vabbè, ora c'ho l'evidenziatore anche sulla carta d'identità perché sono una persona importante, quindi devo essere evidenziata assolutamente. È il passaporto di mia figlia. Documento di valore estremo considerando non soltanto il prezzo, ma anche il prezzo, anche ciò che devi pagare a livello, come dire, a livello nervoso, avendo a che fare col consolato italiano. Ecco, questo è un pezzo di estremo valore che veramente, adesso lascio a casa prima che vada perso. E poi per finire volevo mettere questa chicca alla fine del video. Questo materiale, vedete? Questo è un materiale, è un misto briciolame, briciole di vari alimenti. Ah, ho capito, fra l'altro, questa macchia deve essere la macchia dell'evidenziatore, so smart. Già tanto, guarda, ancora meglio di quella volta che ci ho trovato dentro una banana marcia. Va di lusso proprio questa volta, confronto. Stavo dicendo, volevo rendervi partecipi di questo materiale, diciamo così, forse un po' ambiguo, diciamo. Un materiale, una specie di briciolame misto plastica e capelli, diciamo. Che penso sia, non lo so, voi madri là fuori, ditemi se anche voi avete questo materiale sul fondo della vostra borsa. Perché, ve lo dico, perché è un materiale che io ho già conosciuto in vita mia ed era appunto nella borsa di mia mamma, capito? E io mi sono sempre schifata a dirle: mamma, ma che cazzo c'è questa roba in borsa? Cioè, cos'è? Ah, vabbè, classico dei classici, oltre a questo briciolame, anche la moneta da, non so, 2 centesimi, anche a coronare, diciamo, questo sbriciolame, ci sta di solito una moneta da 2 centesimi o 5 o insomma qualche centesimo, giusto per dare quel tocco a questo mix. Io, la mia borsa era sempre pulita dentro, ragazzi, fino a un anno e mezzo fa. Quindi voi mamme là fuori, non so, datemi un feedback se anche voi avete questo humus nella vostra borsa, questo humus di briciole, plastica, whatever, questo mix che insomma renderà la vostra borsa una borsa di qualità superiore. E ora già che ci sono, che la borsa è vuota, vado a sbattere questa merda fuori. Tanto si riformerà, guarda, da tempo una settimana massimo e saremo punte da capo. Ok ragazzi, questo era il What's in my bag Mother Edition, or Mom Edition, un po' come vi pare a voi. E spero che il video vi sia piaciuto. Se siete mamme, fatemi sapere. Allora, se siete mamme, innanzitutto vi taggo tutte, ok? E poi fatemi sapere, appunto, rendetemi partecipi del fatto se anche nella vostra borsa si deposita questo materiale ambiguo, questo materiale di merda. Fatemi sapere, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!